Ecco, grazie molto. Prima di tutto io vorrei ringraziare Luc e Ice per aver organizzato questo evento. E infatti lei ha parlato della mancanza dell'opportunità, io devo dire che non sono 100% d'accordo, perché noi pensiamo negli Stati Uniti sempre che noi siamo un paese dell'opportunità, e in questo momento in particolare io penso che esiste opportunità per gli investitori italiani, europei in generale, negli Stati Uniti. E infatti questo sarebbe il mio messaggio più importante e più chiaro, che ora è il momento giusto per investire negli Stati Uniti. Io spiegherò in solo qualche parola perché, e dopo saranno le persone più esperte che possono spiegare in più dettaglio. Ma io dico che è il momento giusto per investire, prima perché il mercato americano è molto dinamico in questo momento. La crisi economica che stiamo vivendo qui in Europa in generale, Noi abbiamo avuto anche nostra esperienza, una recessione molto forte in 2008-2009, ma dopo di questo stiamo adesso vivendo una crescita abbastanza forte, non tanto forte come vogliamo, ma abbastanza forte negli Stati Uniti. 3 anni e plus di crescita positiva, l'ultimo quartiere era negativo per la prima volta dopo 2009, ma tutte le previsioni per questo quartiere sono anche positive, e questo piccolo periodo negativo era grazie a un inverno bruttissimo negli Stati Uniti, quando molte imprese erano chiuse per qualche settimana. Infatti da marzo 2010 nostra economia ha creato circa 7 milioni di nuovi posti di lavoro. Nel mese scorso, maggio, secondo l'ultimo dettaglio, abbiamo creato ancora 179.000 nuovi posti di lavoro, solo un mese negli Stati Uniti. Dunque un mercato molto dinamico, e un mercato anche molto, molto aperto ai prodotti italiani. Dunque in 2012 l'esporto italiano è aumentato del più del 16%. Nel 2013 le statistiche non sono ancora venute, ma aspettiamo anche una crescita abbastanza forte dei prodotti italiani. Il nome Made in Italy significa ancora molto negli Stati Uniti. Ma non solo perché siamo un mercato dinamico, io raccomando a tutti di investire adesso, siamo un mercato grandissimo. Più di 300 milioni di consumatori negli Stati Uniti. Consumatori con un reddito abbastanza alto, e inclusi anche gli altri paesi con cui noi abbiamo accordi di scambio libero, questo significa prima di tutto Canada e Messico, ma anche Cile, Sud Corea, Taiwan, Israele, paesi nel Caribeo. Questo significa in totale più di 20 paesi con scambio libero. Che significa che producendo negli Stati Uniti sono aperti ancora 19 altri paesi, un mercato con più di 600 milioni di consumatori. Anche il terzo fattore, io penso molto importante, è che negli Stati Uniti c'è un contesto molto favorevole a fare impresa. E questo significa non solo un mercato in crescita, come già detto, ma un mercato molto innovativo e un mercato abbastanza stabile, che è molto importante. Tutti che hanno investito nel Brasile, nella Russia, nell'Asia, vedono una crescita ma anche una scesa abbastanza forte. Il nostro mercato è abbastanza stabile per il futuro. Abbiamo consumatori, come ho già detto, con reddito medio. È un mercato di lavoro molto flessibile, questo tutte le imprese italiane vedono le differenze quando sono negli Stati Uniti, con un mercato di lavoro flessibile, costo di lavoro più basso, sindacati che sono pronti a lavorare con le imprese, con gli imprenditori
per creare nuovi posti di lavoro. Un sistema burocratico, sistema pubblico e regolatorio che funziona. Tutte le imprese, quando si ascolta le testimonianze degli italiani che vengono negli Stati Uniti, dicono incredibile come ho riuscito a fare qualcosa della decisione di investire a costruire qualcosa alla produzione in 12 mesi. Questo è raro qui in Europa in generale, è uno dei vantaggi molto grandi del mercato americano. Un sistema giudiziario che è anche molto efficiente e offre forte tutela della proprietà intellettuale. E alla fine, e questo è un importante fattore di questo giorno, ci sono i stati negli Stati Uniti, 50 stati, loro hanno un appetito molto grande per investitori e loro offrono incentivi, loro offrono le opportunità, da qui ci sono basso prezzo di lavoro, aiuto forse nelle tasse, aiuto con l'elettricità, con tutte le connessioni, un sportello unico per investitori stranieri che possono aiutare in tutto per l'investimento. Dunque io penso che i rappresentanti dei sei stati che sono qui oggi, ma io rappresento tutti i 50 stati, e noi abbiamo a livello federale anche un sistema per aiutare gli investitori, per trovare i partner più giusti per tutti voi, che si chiama Select USA, un sistema di cui il mio collega Andrea Rosa parlerà dopo. Dunque un contesto molto favorevole. Io offro solo ancora un slide molto importante per il settore manifatturiero. Io penso che è una parte molto importante nella produzione del costo dell'energia. Noi stiamo vivendo negli Stati Uniti una vera rivoluzione nell'energetica, con fracking, con gas, che offre adesso un prezzo dell'elettricità molto basso negli Stati Uniti. E questo infatti il costo per kilowatt e megawatt hour negli Stati Uniti in paragone con alcuni paesi qui in Europa, si vede ovviamente la differenza. Dunque alla fine io dico, e io finisco con questo, chiudo con questo: America offre un mercato dinamico, un mercato grande, un contesto favorevole per fare impresa, e infatti io sono convinto che ora è il tempo giusto per investire negli Stati Uniti. Grazie per l'attenzione.